quattro anni sicuramente vissuti anche pericolosamente, oltre che intensamente, non si dimenticano facilmente. Per me dal punto di vista professionale sono stati sicuramente un arricchimento, ma anche dal punto di vista umano, perché ho avuto la possibilità di conoscere tante persone nel lavoro, anche nelle amicizie che ho fatto con la gente di questo territorio, che sicuramente resteranno come legame inscindibile all'interno della mia mente, all'interno del mio cuore. Certamente il primo pensiero va ai tre colleghi che abbiamo perso durante questo periodo che sono stato qua a Bergamo, e sono Ennio Salvi, Cesare Bertocchi e Marco Cavagna. Alle loro famiglie, ai loro amici, sicuramente la mia vicinanza per sopperire alla carenza e all'assenza di queste persone, che erano assolutamente persone fondamentali. Dal punto di vista più squisitamente del lavoro, sono stati circa 20.000 gli interventi che sono stati svolti dai Vigili del Fuoco in questi quattro anni. Parlo del soccorso tecnico urgente, sicuramente testimonianza di un impegno quotidiano e anche con interventi estremamente importanti, significativi, che hanno messo anche a rischio e a pericolo la vita dei nostri operatori. E altrettanto le pratiche, circa 20.000, che abbiamo svolto come prevenzione incendi, sopralluoghi e gli esami progetto. Quindi una provincia dove richiede un molto, molto impegno, molto lavoro, che però io ho svolto con la massima disponibilità, anche perché ho potuto contare sulla collaborazione del personale del comando, sia il personale amministrativo che operativo, che è veramente straordinario. Cosa resta ancora da fare? Che cosa lascia in eredità al suo successore? Sicuramente i problemi da risolvere sono tantissimi, problema ovviamente di organizzazione del servizio che riguarda l'apertura del distaccamento di Dalmine. Ricordo che da poco abbiamo attivato e aperto definitivamente il distaccamento volontario di Terna d'Isale per un potenziamento del servizio, ma questo dovrebbe essere un nastro che dovremmo tagliare a breve, quindi nel giro di pochi giorni stiamo facendo le riunioni con i rappresentanti del personale, verificando alcuni aspetti organizzativi, dovrebbe decollare questo problema. E poi quello delle sedi di servizio. Sicuramente questa sede centrale necessita di un intervento di ristrutturazione o addirittura un'ipotesi anche di una costruzione di una nuova sede. Per il resto mi auguro che il potenziale del comando continui a lavorare in questa maniera, ma non ne sono più che sicuro, perché l'ingegner De Palma, che mi sostituisce nell'incarico, è una persona che io già conosco abbastanza bene, mi dega una profonda stima e amicizia nei suoi confronti, e quindi sicuramente riuscirà a fare tutte quelle cose che questi quattro anni non sono riuscito a fare, quei modifiche e cambiamenti che saranno necessari per poter ottimizzare il nostro lavoro. Sì, oggi come avete visto salutiamo l'ingegner Verme, che dopo quattro anni di lavoro lascia questa provincia. Io sono appena arrivato, sono un po' adottivo della Lombardia perché sono a Varese da quando avevo 15 anni, quindi in effetti la mia attività lavorativa mi ha portato poi di nuovo, ho avuto la fortuna insomma di comandare il comando di Varese, che è stato l'ultimo comando per 6 anni, e adesso sono arrivato qui a Bergamo. La realtà in parte la conosco, in parte tutta da scoprire, ci sono tantissime eccellenze che spero di mantenere, almeno di mantenere, ma poi le cose miglioreranno o comunque cambieranno, perché è nella natura delle cose. Personale, recentemente c'è stato un incremento di personale, che però segue, diciamo, è stato mandato per l'apertura, in effetti, del nuovo distaccamento di Dalmine. Il decreto è del 2005, se non ricordo male, o del 2006, quindi a questo punto è anche arrivato il personale per Dalmine. Come dicevo prima, bisogna essere molto attenti, e noi speriamo, diciamo, in una rivalutazione complessiva della qualità del servizio aeroportuale nella provincia di Bergamo, nel senso che il livello dei distaccamenti, della sede centrale dei distaccamenti, forse, ecco, per una realtà come quella di questa provincia importante, popolosa, industrializzata, eccetera, forse i livelli attualmente assegnati sono un po' inferiori, insomma, in senso relativo a quelli magari di altre sedi. Quindi ci auguriamo, ecco, che magari in una prossima revisione degli organici possano crescere questi numeri.